Una città invasa dalle erbacce che somiglia sempre di più a una selva. Le erbe infestanti ormai infatti la fanno da padrona nelle aiuole, nei marciapiedi, nelle strade, nelle rotatorie, rendendo persino difficoltoso ai pedoni e alle macchine attraversare gli incroci. Una situazione più volte denunciata dai cittadini alla nostra redazione, mentre sui social impazzano foto postate dai nisseni che lamentano la mancanza di cura del verde pubblico e il rischio di eventuali incendi. Nonostante la gara per la manutenzione del verde pubblico sia stata espletata lo scorso 7 giugno e si sia provveduta ad affidare i lavori a una ditta nissena sulle 15 che hanno partecipato al bando, che ha offerto un ribasso di circa il 15% sull'importo a base d'asta di 63.000 euro e che dovrà dunque occuparsi di ripulire la città dalle infestanti, della potatura degli arbusti, di irrigare le aree verdi pubbliche e valutare la stabilità degli alberi, lo scenario in città non sembra essere mutato. Come mai? Questo è l'interrogativo che molti si pongono e che abbiamo voluto girare all'assessore alla viabilità Amedeo Falci. Vorrei fare una premessa però, la gara quest'anno è partita in ritardo, non per colpe attribuibili all'amministrazione comunale, perché noi eravamo pronti a fine marzo per la gara, poi è stata bloccata perché è uscita la normativa nazionale nuova sugli appalti e abbiamo dovuto rifare la gara, adeguare il bando alla normativa nazionale, quindi è passato un po' di tempo, anche perché la Regione Sicilia recepisce, fa delle circolari sempre diverse in materia di lavori pubblici, per cui si è perso un po' di tempo. Ora si stanno eseguendo i lavori che già sono partiti. Si è data priorità alle aree a rischio di incendio, perché siamo già a giugno, già ci sono stati incendi di notevole entità nel territorio nisseno, per cui prima abbiamo dato priorità alle aree a rischio di incendio, poi si procederà con le aiuole e si sta procedendo già e con tutte le altre cose. Per cui inviterei i cittadini ad avere un po' di pazienza. In ogni caso a segnalare le aree critiche, se ci sono delle aree critiche di segnalarle, ma le fasce periferiche soprattutto, perché gli incendi vengono sempre dall'esterno. Per cui noi abbiamo fatto un piano e stiamo procedendo in questo modo, anche se contemporaneamente si agisce pure nelle aiuole. Allora, via Luigi Rizzo, quest'anno, come è stato fatto l'anno scorso, come è stato fatto 2 anni fa, sarà fatta dalla ditta Caltambiente. Per cui nei prossimi giorni la villetta sarà pulita e saranno tolte tutte le erbe, anche se questo, ribadisco, è di competenza dell'IACP, però non guardiamo più noi queste cose, se c'è da farle si fanno e basta.